tutorial del canale Postric in cui andremo a vedere la realizzazione di un'applicazione Angular 2 con l'aiuto delle componenti, del set di componenti di PrimeFaces fatto ad hoc per Angular 2. Tanto per cominciare, le precondizioni sono aver installato innanzitutto Node, personalmente l'ho installato con un brew. Ho realizzato anche un tutorial di cui vedrete poi il link nella descrizione. Poi vi è la necessità di installare la CLI di Angular all'interno del nostro terminale attraverso questo comando npm install -g in maniera tale da renderlo globale e poi Angular CLI. Personalmente ho già realizzato questa installazione per non perdere troppo tempo, quindi procediamo già con la creazione di questo nostro nuovo progetto che potremmo chiamare allora, Engine Angular Prime Tutorial. E quindi lasciamo che venga creato questo nuovo progetto. Perfetto, a questo punto il progetto è stato creato, ci dirigiamo all'interno del nostro progetto. È possibile vedere quindi tutti i file che sono stati creati. Noi andremo ad lavorare all'interno di source. Perfetto, a questo punto installiamo quindi attraverso npm il nostro PrimeNG. Una volta aver fatto ciò, facciamo la prova del 9, quindi proviamo ad avviare il progetto e tipicamente questo dovrebbe già presentare un AppWorks e ci fa capire effettivamente che l'installazione è andata a buon fine prima di iniziare a lavorare sul progetto. Bene, ora che il server è stato caricato possiamo aggiornare la pagina, ecco qui, AppWorks, quindi tutto è andato secondo i piani. A questo punto personalmente utilizzo PHP Storm, potrete utilizzare pure Visual Studio Code e nel mio caso mi trovo molto comodo con PHP Storm. Apro il progetto ed ecco subito che ci dirigiamo all'interno di Source e la prima cosa che facciamo è fondamentalmente includere quello che è il nostro file di CSS, il nostro file di CSS, che nel nostro caso è il nostro type text CSS href, ed è proprio questo qui, e dove all'interno dello style di CSS andremo ad importare il nostro CSS di PrimeNG resources. Vediamo un attimo. Ok, questo qui. E poi importiamo anche il secondo stesso percorso. Sempre PrimeNG resources, in questo caso è Teams, vediamo un attimo, Omega e ancora cosa ci suggerisce? Eccolo qui, Teams CSS. Bene, a questo punto l'impostazione che daremo al progetto è quella di separare per componenti, cercando di non ammassare tutto quanto all'interno del nostro app component, considerandolo semplicemente come punto d'ingresso della nostra applicazione. Quindi possiamo rimuovere questo title, quindi abbiamo questo nostro app component S, quindi TypeScript, app root che è specificato nell'index, quindi tutto ciò che si trova all'interno di questo app component sarà sostituito. Sostituirà questo app root. Quindi andiamo già a definire una nuova directory, magari chiamata pages, all'interno della quale specifichiamo un package di login, dove potremo mettere finalmente le nostre componenti, login component.html, ricorda la mia scelta, no, ok.
title login, giusto per verificare che funzioni, e qui andiamo a specificare un file di tipo TypeScript component.ts, all'interno del quale andiamo poi a definire effettivamente quello che è il nostro, la nostra componente. Ecco che in questo caso PHP Storm mi aiuta, fa l'import automaticamente, ma eventualmente è possibile farlo anche a mano. Andiamo a specificare quello che è il nostro template, e in questo caso il nostro template è login component. Ora non ci resta che fare un export class login component e poi andare effettivamente a realizzare quella variabile che abbiamo definito prima, title login, di tipo string login works. A questo punto è chiaro che abbiamo la necessità di specificare questa nuova componente che la specifichiamo all'interno del nostro app modules, quindi la dichiarazione login component, automaticamente PHP Storm mi fa l'import, e avremo anche la necessità di dover navigare all'interno della nostra applicazione. Quindi andiamo a definire un nuovo file app.roots.ts all'interno del quale specifichiamo degli import module with providers. In questo caso tutto lo prendiamo da Angular Core, poi un altro import necessario che è roots e router module, in questo caso provengono da Angular Router. Bene, ora possiamo esportare la nostra const roots, che è di tipo roots, perfetto, e andiamo a definire quelli che sono i vari path. Ok, path in questo caso vuoto, faremo una redirect to la nostra login che andiamo immediatamente a descrivere. In questo caso ora andiamo a creare quello che è il path per la nostra login. Questa sarà la nostra login, che avrà come componente quello che abbiamo descritto prima, login component. E in questo caso, ancora una volta, abbiamo necessità di importarlo. Bene, a questo punto ciò che ci resta da fare è esportare const di routing module necessario proprio per permetterci la navigazione, che è uguale a router module.forRoot, è proprio il routes che avevamo definito. Bene, in questo caso quando avremo la necessità di dover navigare utilizzeremo proprio routing module. In questo caso andiamo sempre a specificarlo qui all'interno, import from roots, perfetto. E in questo caso i moduli invece vogliono essere inseriti all'interno degli import. Ora, a questo punto ciò che ci resta da fare è nell'HTML definire questo router outlet all'interno del quale qui al suo interno ci saranno fondamentalmente le varie pagine di navigazione che noi andremo a specificare. Il server sempre in ascolto, quindi andiamo a vedere effettivamente se c'è qualche problema, cosa abbiamo dimenticato. In questo caso si va a ispezionare, andiamo a leggere l'errore. Ok, login, ok, with a slash, va bene, il path non è corretto. Ok, l'errore era questo qui, andiamo un attimo a vedere, login works, quindi la prima pagina che viene mostrata è proprio login. Bene, ora che abbiamo fatto funzionare l'applicazione, rimando al successivo tutorial in cui andremo effettivamente a realizzare questa nostra pagina di login, creando nuove componenti, interagendo con un
con un mock, con un service, creeremo delle varie utility e vedremo, insomma, nel successivo tutorial.